La notizia dell'accoglimento da parte del TAR del ricorso presentato dai genitori degli alunni del liceo Cotugno spinge la provincia a dover prendere delle decisioni. Qualora fossimo costretti a chiudere tutto il Cotugno, una parte degli studenti sarà sistemata nei MUSP che il comune ha già messo a disposizione, mentre gli altri andranno nel Polo di Acquasanta, così come è avvenuto già quest'anno. Qualora fossimo costretti, perché probabilmente la provincia farà ricorso. Il consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica della provincia dell'Aquila, Vincenzo Calvisi, ha assicurato comunque che c'è un piano B per settembre. La sentenza non è stata commentata. Si rispettano tutte le sentenze, ha detto Calvisi. Si vedrà, insomma, se ci sono i termini per presentare un ricorso al Consiglio di Stato sulla scorta di nuove osservazioni tecniche. Si studierà con i legali quali sono gli obiettivi derivanti dal dispositivo. Comunque si sa che ci sono due MUSP che il comune dell'Aquila ha già ceduto con un atto firmato dal sindaco. Più che altro uno è sicuro, l'altro il comune aveva detto di volerselo riservare perché si stanno ancora finendo le verifiche di vulnerabilità. Comunque sono i MUSP che si liberano delle Micarelli di via Ficare, quello delle suore della dottrina cristiana di via del Castelvecchio. Poi c'è il polo di Acquasanta, come già si è fatto quest'anno. Il presidente Caruso ha convocato un incontro per il 18 luglio, invitando i due uffici scolastici provinciali e regionali e le dirigenti delle quattro scuole provinciali situate all'Aquila, a iniziare ovviamente dalla dirigente del liceo Cotugno, la professoressa Ottaviano. I due MUSP che il comune mette a disposizione possono ospitare in totale una trentina di aule e ci sono soltanto degli aggiustamenti da fare, ad esempio sui bagni. Per quanto riguarda invece l'edificio di Via Da Vinci, la provincia ha dato a disposizione circa 1,4 milioni di euro per realizzare i lavori che sarebbero dovuti partire a brevissimo per i corpi che erano stati chiusi.